Buongiorno, manca Giorno, una benvenuto. persona all'aperto. Comunque, allora andiamo subito al sodo. Google testa più local service ads in SERP. Questa cosa qui è molto importante perché i local service ads sono quegli annunci che appaiono soprattutto sostanzialmente per le categorie merceologiche che è possibile inserire all'interno di ciò e si mangiano tutte le ricerche, quindi passano tutti da lì. Quindi è una cosa che sicuramente va studiata. Se la vostra categoria è al loro interno, dovete attivarli ieri. Perché oggi è troppo tardi. Se vendi in Francia e Germania, devi conoscere la normativa EPR sulla responsabilità di stessa del produttore. Anche questo è molto interessante. L'assurdo video postato dall'ambasciata russa in Spagna su Twitter. Andate a vedere questo video perché è tutto ciò che uno credo non dovrebbe mai fare nella vita. L'hanno fatto tutto, per bene. È una guida a cosa non fare. Scrolling infinito da mobile. Sta arrivando. Questa cosa impatterà tanto quindi sui risultati, sui CTR, su come le persone si abituano all'utilizzo di Google e quindi poi dei nostri siti. Guida a tema LinkedIn, 200 pagine gratuito, sempre da leggere perché 200 pagine saranno lettura dell'estate, però tanta roba. Le foto su Booking non corrispondono alla realtà? Ti puoi far rimborsare la vacanza. Bella questa cosa. Credo che andrò a cercare posti e poi controllo che non siano vere prima di prenotarli. Poi, non è più tempo di siti da 4 soldi. È un'interessante riflessione sul marketing che ti dice che il marketing è un amplificatore. Se il progetto non ha un modello di business serio, se non c'è un sito, eccetera, eccetera, fatto bene, non c'è Cristo che tenga, quello non va. L'importanza del sapere individuare ed evitare progetti e client killer. Anche questa è una riflessione interessante che vi consiglio di leggere, metterla da parte per l'estate, nella scelta di che cosa andiamo a fare, perché farsi male è dietro l'angolo. Nuova moda SEO, articoli copiati e riscritti in AI. Viene denunciato questo fatto, al quale non avevo pensato, ma in effetti ci può stare, che qualcheduno si prende degli articoli già ben fatti, con l'AI li rimaneggia un po' e li piazza lì, praticamente a costo zero. È una cosa a Devo cui dire prestare però che è attenzione. una tecnica vecchia come il cucco, nel No. senso Certo, che senza obsoleti, sì, è vero. prima prendevi uno, adesso c'è l'AI che te lo rifà. Ma il Sì, concetto è è diventato quello. più veloce. Esatto. Esatto. Aggiungi il Fetch Priority Height per le tue immagini per migliorare l'LCP, quindi insomma metodi per rendere più veloce il sito. Google Ads Test, questi fanno un test molto carino dove nel tempo vanno ad aumentare il CPA di una campagna per vedere che impatto ha. E loro praticamente dicono, sarebbe da provare e da approfondire, però è molto curioso, che alla fine il CPA reale non aumenta, ma aumentano impressioni, click e quant'altro, quindi potrebbe essere una cosa da provare. Advertiser, tu agosto spegni le inserzioni, lo diciamo in tutte le creatività? No, ad agosto bisogna bombardare cattivi, perché tante persone liberano il campo e chi rimane è tutto suo. Politica, Meloni, Giuseppe Conte vanno su TikTok a parlare di intelligenza artificiale e ragazzi su TikTok sono evidentemente fuori luogo a parlare di un argomento di cui non capiscono nulla, dove entrambi dicono cose che non stanno né in cielo né in terra Sono e fuori c'è luogo, data. punto, Fabio. No, ma anche proprio il contenuto di ciò che dicono e la proposta di legge che fanno, che è priva di senso, a essere molto gentili. È E pazzia. Data Pizza, che Vedete quel sono video, è esperti, bellissimo. esatto, questi ragazzi esperti in intelligenza artificiale, ne fanno un'analisi critica dove dicono, ragazzi, lasciamo perdere. Infinite Loop, la prima capsule collection di prodotto made in Italy, dopo ne parliamo, questo è molto interessante. Schede Business Profile, circa tre quarti delle visualizzazioni avvengono da Maps e un quarto dalla rete di ricerca. Torna a voi anche a voi questo dato, perché è una cosa molto interessante per capire come si comportano gli utenti. Amazon dichiara guerra alle recensioni false, lo fa con una certa frequenza, speriamo che lo faccia per davvero. Federico Leva ha risposto, quindi adesso abbiamo il suo indirizzo, che dobbiamo andare su Analytics a eliminare, dopo vediamo come, è molto semplice. Google migliora l'operatore virgolette per trovare le cose specifiche in SERP e ci fa tanto piacere. Noindex sulle paginazioni può essere un errore, anche questo è interessante. Google Data Studio in Google Cloud molto utile. Non tutti i contenuti devono soddisfare gli scopi SEO, questo lo approfondiremo. SEO per JavaScript, anche questo è interessante. Arrivano le keyword negative su Performance Max, non ci sono ancora, ma hanno detto che lo potremo fare, il che ci fa enormemente, enormemente piacere, perché su Pmax, se vi ricordate, si potevano fare soltanto quelle esclusioni passando attraverso l'assistenza di Google, che è un sistema farraginoso e molto poco utile. Dopodiché, su Shopping, l'avevamo già detto in passato, ma insomma sta prendendo realtà, i titoli si auto-ottimizzano, quindi l'algoritmo in autonomia, in base a, credo, da quel che ho capito, i vari parametri che mettiamo all'interno del nostro merchants, quindi attributi vari, prende questi dati e li integra al nostro titolo. È una rivoluzione totale, eh? È una cosa importantissima. Fra l'altro, qui bisogna fare test come se non ci fosse un domani. Torno a dirlo sempre: se avete un merchant center, c'è qualcosa di sbagliato. Dovete avere diversi merchant center con feed diversi, dove andate a provare diverse strategie, quindi cambiare la composizione del vostro feed, della vostra descrizione e di come costruite il prodotto, perché è fondamentale per capire
quale funziona di più o quale funziona dove, e quindi averli anche insieme. Dopodiché, tra pochino avremo un ospite, ma non voglio spoilerarlo, la nuova newsletter di Raffaele Giasi, andatela a vedere, molto carina. Chi cerca, chi offre lavoro, c'è una nuova offerta, anche questa è interessante. Dopodiché, lascio la parola. Ciao! Ciao! Ciao a tutti! Demetrio, sì, tocca a me. Vai. Allora, la prima è una notizia che... Bah, non tutti i contenuti devono soddisfare gli scopi SEO. Questa è una news che un po' ce, diciamo, lo sappiamo negli addetti ai lavori. Se scrivi un contenuto dipende dall'intento di ricerca che deve soddisfare quel contenuto. Dici bene sta news, vai. Esatto. Puoi avere un contenuto, per esempio, per creare una relazione, per mostrare un'attitudine, per parlare dell'azienda. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che non sempre devono essere o possono essere ottimizzate per la SEO. Ovviamente la maggior parte dei contenuti che scriviamo... il nostro contenuto lato SEO fa schifo. Demetrio, dici bene, qual è questa news quindi? Via le best practice? Come? Possiamo anche non rispettare le best practice di un contenuto? Sì, assolutamente. Possiamo anche... Qual è la cosa importante? La cosa importante è scrivere per gli utenti. Oh, quindi, signori, musica dalla regia, per favore. Abbiamo... di incidenti stradali di The Breaking Web, che sarebbe il premio grazie al cazzo, perché tra gli addetti ai lavori questa cosa è abbastanza ovvia, però fa sempre bene ricordarlo. Grazie regia, esatto. Puoi spegnere la musica. Ok, quindi da oggi abbiamo istituito il premio GAC per chi ci, diciamo, ci manda le news scontate. Se volete gareggiare per il premio GAC, mi raccomando, mandateci la news più scontata che ci sia, insomma. Come Mette, la seconda non è un premio GAC, è un articolo fatto da Alessio Pomaro dove spiega quali sono le tecniche per migliorare, spiega anche cos'è il JavaScript, cos'è il rendering. È un bel articolo completo e fa anche dei test da approfondire su Google, Bing e altre piattaforme. Io ho finito, lascio la parola a voi. Vai Antonio, eccoti, ti butto dentro. Okay. Cambio, buongiorno a tutti. Io vado velocissimo perché abbiamo pochi minuti, poi deve entrare l'ospite, che sicuramente è più interessante di me. Quindi vado veloce. Ci sono due curiosità carine che appunto sono di due SEO, insomma, che seguiamo spesso. Una è di Amin El Fadil, che ieri ha tirato fuori con un post un argomento interessante che molti però capita che trascurano, diciamo, sia su e-commerce che su progetti editoriali, ovvero la paginazione. Spesso si trovano tag no index nelle pagine di paginazione e questo può ovviamente andare a incidere in maniera negativa su quelle che sono le pagine che sono contenute all'interno della paginazione, quindi link interni a queste pagine praticamente non vengono visti dal crawler, perché essendo in no index Google esclude le pagine di paginazione e di conseguenza non prende in considerazione i link interni contenuti. Aggiungo un piccolo inciso, che questo capita anche se nel robots andate ad aggiungere l'istruzione di non seguire, insomma, la paginazione, perché in quel caso dopo un po' di tempo il crawler non seguirà più le pagine di paginazione dalla seconda in poi, magari in un e-commerce nelle categorie, e quindi si perde il link ai prodotti e perdete i prodotti magari di punta che verranno esclusi. Quindi attenzione a questa cosa e grazie a Amin per aver sollevato questo tema. Credo lo abbia sollevato anche Valentino Mea, se non ricordo male. Ah, ottimo, non l'avevo letta questa. Quindi grazie anche a Valentino Mea, anche se non ho letto il suo post. Grazie a tutti. E grazie a Michele, insomma, che è sempre con noi, insomma. Quando riuscirò ad eliminarlo sarò felice, no, scherzo. E la seconda invece news, che invece è proprio di Google Search Listener, quindi l'account ufficiale di Google su Twitter, è che l'operatore virgolettato, che sicuramente tutti quanti abbiamo usato e usiamo ancora oggi, per andare ad identificare una parola specifica all'interno di determinate risorse e avere una SERP solo per quella parola specifica lì, sostanzialmente, è stato aggiornato. Quindi, in più rispetto a prima, c'è il fatto che all'interno dello snippet dei risultati che restituisce poi Google è contenuto proprio il frammento nel quale si trova quella parola.
Quindi in sostanza, diciamo, secondo il mio punto di vista, l'utilità è che ti aiuta a identificare prima la posizione nella quale si trova eventualmente quel contenuto per quel topic specifico, e può essere comunque una cosa, insomma, utile. Andatevi a leggere la fonte perché, insomma, è interessante. Detto questo, mi taccio, passo la parola... Fabio sta rappando. Perché sta rappando, Fabio? Eccomi, tocca a me. Eccoci. Anche io velocissimo, che abbiamo l'ospite. Amazon dichiara guerra alle recensioni false. Questa cosa è già era uscita qualche mese fa, è giusto ribadirla. E praticamente Amazon sta puntando alla tutela dei consumatori. Quindi ha deciso di fare causa a 10.000 amministratori di gruppi social che, appunto, per ottenere le recensioni sui prodotti davano in scambio, appunto, il prodotto, non lo facevano pagare, rimborsavano tramite PayPal, eccetera, eccetera. Questa è un'attività che è vietata, assolutamente non può essere fatta. Quello che consiglia Amazon, ovviamente, è utilizzare delle best practice che a livello di policy sono corrette, ad esempio Amazon Influencer. Poi c'è il link per approfondire la news. Seconda news, torna Federico Leva, perché Federico Leva ha risposto. Si è scatenato per Cellotti, su ConnectGT si è aperto il forum, eccetera, eccetera. Insomma, ha risposto. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cancellare il client ID. Premessa, se avete ricevuto la mail e ancora non avete risposto, rispondete chiedendo il client ID del appunto di Federico Leva alla mail domande@leva.it.li, adesso non ricordo. Qualora lui ve l'ha fornito, la procedura è molto semplice: andare su Google Analytics, User Explorer, User Explorer, inserire il client ID nella barra di ricerca a destra, trovate l'ID, se lo trovate, e cancellate l'utente. Vi diciamo già che spesso non lo troverete, perché probabilmente lui non è mai entrato. Comunque voi rispondete, il client ID è stato eliminato, considerate che se lo avete scaricato da Analytics lo dovete cancellare, ovviamente. Se sta all'interno di Analytics, solo all'interno di Analytics, ci mette fino a 67 giorni per essere rimosso. Io ho finito la news. Io aggiungo una cosa: se lo trovate, fate uno screen. Sì. E rispondetegli alla mail con uno screen. Dice, ho trovato e ho cancellato il tuo dato. Monitorate questa cosa. È giunta l'ora dell'ospite. Via. Ok? Aspetta, vi presentiamo Maria. No. Fermi, okay. Eccola. Buongiorno Maria. Una SEO. Ieri ha fatto un post che ci è piaciuto molto e l'abbiamo invitata per parlare di questa suo nuovo progetto. Quindi Maria, la parola a te. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Maria Paloschi, mi occupo di SEO Filo Blu. E questo progetto di cui ho fatto il post mi ha entusiasmato veramente molto, perché è un progetto che riguarda il metaverso, quindi un tema sicuramente molto caldo nell'ultimo periodo, e ha riguardato un brand che si chiama Amarosso, che è un brand che si occupa di scarpe ecosostenibili, è un brand relativamente giovane e che ha voluto lanciarsi nel metaverso. Non era la prima volta che aveva a che fare con innovazioni, infatti era già dotato di tecnologia blockchain, e abbiamo creato questa capsule collection che è stata lanciata nel metaverso Infinite Loop, per la quale una volta che tu acquisti la scarpa fisica ti viene dato anche un NFT e un corrispettivo digitale da far indossare al tuo avatar all'interno del metaverso. E per comunicare questo tipo di progetto abbiamo messo in campo un team incredibile che ha collaborato tantissimo. È stato veramente, veramente divertente lavorare a questo progetto. Allora, siamo partiti con la comunicazione sui social, digital PR, dopodiché ci hanno contattato anche delle testate, quindi abbiamo cercato un attimo di gestire i link in ingresso alla... Che bello, link building, questa è la vera link building. Esatto. Sì, esatto, diciamo che c'è stata una digital PR iniziale che poi ha portato appunto a creare questo tipo di link building naturale, diciamo, per la quale abbiamo cercato di gestire anche i link in ingresso in modo sensato, appunto, perché oculato. Come sapete, esatto, oculato. E abbiamo ottenuto dei grandi risultati perché siamo riusciti a posizionare delle keyword relative all'ecosistema del metaverso, ma anche a migliorare i posizionamenti delle keyword relative alla sostenibilità. Quindi questo progetto è veramente interessante perché c'è tutto il tema della circolarità della scarpa, cioè la scarpa
che già è riciclabile e completamente disassemblabile e successivamente riutilizzabile e riciclabile, tant'è che puoi addirittura restituirla ad Amarossa per fare questo procedimento. E in secondo luogo diventa anche infinita, tra virgolette, perché la puoi indossare nel metaverso, quindi infinite loop, proprio per la circolarità del progetto. È stato veramente bellissimo lavorarci. Anche ti arrivano già i primi complimenti da Marco Silvestri. Grazie. Io ho due domande. La prima è, il progetto è nato già con l'NFT oppure in corso d'opera avete pensato di introdurre l'NFT insieme alla scarpa fisica? No, allora inizialmente è nata la scarpa fisica, dopodiché è nata l'Infinite Loop, cioè la capsule che abbiamo deciso appunto di lanciare nel metaverso più l'NFT. Quindi una volta che tu acquisti la scarpa fisica, sul tuo wallet ti viene dato. Esatto. La seconda domanda è, il link building ce l'avete detto, noi abbiamo visto che il sito in realtà è molto giovane, è nato verso giugno se non sbaglio, sì. Quindi in così poco tempo, oltre al link building, cosa avete fatto per posizionarvi? Ottimizzazione on site, quindi fondamentalmente contenuti, metadatazione, alti tag alle immagini oculati, anche quelli, insomma, lavori di ottimizzazione on site. Scusa, Marco, vai. Ti chiede, avete anche una sorta di ROI? Esatto. ROI è il return investment. Sì. Allora, al momento ancora non abbiamo questi dati perché la campagna è proprio in pieno sviluppo, nel senso che è iniziata da poco e stiamo praticamente andando verso settembre, diciamo, che dovrebbe concludersi. Okay. Complimenti, davvero bella come iniziativa. Qui adesso esce un po' una domanda che esce tra noi, no? Dove ci attestiamo, esatto. Diciamo, internamente anche fra di noi, no? Se vogliamo, non facciamo nomi, ma Demetrio tanto rompe coglioni come sempre. Link building, sì o no? Così, Maria, subito, dici la tua. Per me sì, assolutamente. Buttiamo fuori Demetrio. Penso così, però giustamente poi ognuno sceglie le sue tecniche. Ma su tutti i progetti indiscriminatamente, no, o su alcuni sì, alcuni no? Sempre dipende. Una domanda. No, è esagerato. Dai, lasciatelo fuori, per favore. Ma certo che il dipende alle porte, no? Questo è chiaro, siamo d'accordo. Sì, un grande brand, per chi non sapesse cos'è la link building. Maria, ci vuoi dare te un insight velocissimo, una riga proprio di che cos'è la link building? Allora, è una sorta di digital PR per la quale è fondamentale la presenza del link e dell'anchor text, cioè del testo di ancoraggio. E quindi fondamentalmente l'authority del sito da cui proviene il link viene parzialmente distribuita sul sito da cui proviene il link. Non so se oggi nel post che ci sarà online avremo donato un link al loro sito. Esattamente. Sì, solo che il nostro sito conta spam, per cui gli peggioriamo il profilo, glielo peggioriamo alla grande. Esatto. Va bene, ragazzi. Tocca a me con la cavolata del giorno. Esatto, sì, vai, tocca la cavolata del giorno. Allora, avete presente la seta? No, la seta si fa dai bachi da seta. C'è un video bellissimo, praticamente cosa fai? Te c'hai sto bachetto che fa una capsula dove fa la metamorfosi, diventerà un farfallozzo, ma questi qui vengono, prima che diventino farfalle, lessati e uccisi male, perché il filo sarà quello che diventerà la nostra seta. Ma una percentuale di questi si dovrà riprodurre per fare la prossima generazione di bachi da seta. Ecco, sono più di 5.000 anni che noi alleviamo i bachi da seta e li abbiamo selezionati, li abbiamo trasformati perché avessero le caratteristiche che servivano a noi. In altre parole, la farfallotta, cioè quando il bacco da seta diventa adulto, non è nemmeno più in grado di volare. È un animale bruttissimo, grassottello, che non riesce a camminare stentatamente, non riesce nemmeno ad accoppiarsi bene da solo. Per cui lo dobbiamo aiutare anche in questo. Abbiamo creato letteralmente un mostro, cioè povero animale, sembra quello dei Simpson che ti prego uccidimi, no? E abbiamo fatto questo, abbiamo preso un animale e l'abbiamo trasformato al nostro uso e consumo, tanto nessuno lo vede, chi se ne frega se soffre nella sua brevissima vita, perché ci serviva la seta. Quindi andate a vedere il video perché è impressionante. Non era una bella news. Sigla? Cosa triste. No, non era una bella sì, news. Vai, è molto triste. Sigla. Ciao a tutti e grazie ancora. Ciao. A me.